Sono Andrea Spila, faccio il traduttore per il web e il web writer, quindi traduco contenuti per il web e li scrivo direttamente per i siti italiani in lingua italiana. Il lavoro attuale è quello di traduttore per il web, traduttore e redattore web. Si lavora a stretto contatto con gli informatici, con i grafici, con gli operatori audio-video e naturalmente sempre di più in questi team c'è la figura del project manager. Una figura fondamentale con la quale il traduttore interagisce per coordinarsi con gli altri membri del suo team. La nostra professione richiede solamente un computer collegato a internet, un lavoro che ha a che fare con l'audio-video, perché i contenuti per il web non sono solamente testuali, ma sono anche video, audio e grafica. Con il computer posso andare dappertutto, sono uno di quelli che si chiamano nomadi digitali. Competenze tecniche abbastanza specifiche, in particolare quella che si chiama la SEO, la Search Engine Optimization, l'ottimizzazione per i motori di ricerca e poi anche la capacità di quello che si chiama la competenza del web writing, scrittura per il web. Per fare questo lavoro bisogna un po' uscire fuori dall'idea che ci si forma e si comincia a lavorare e si farà questo lavoro per tutto il resto della vita. Le tecnologie cambiano costantemente, oggi l'intelligenza artificiale rivoluziona il modo di lavorare. Continuo a formarmi giorno dopo giorno. In questo momento sto seguendo tre corsi, uno su Udemy, che è una piattaforma di corsi online, poi una maratona di scrittura di contenuti che sto facendo a livello internazionale, che dura una settimana, in cui mi confronto con altri professionisti della scrittura, e poi un corso più tradizionale in aula. La mia formazione è stata una formazione un po' atipica. Quando mi sono formato io, corsi di laurea in traduzione e interpretariato ancora non c'erano, ci si formava solamente con corsi di laurea in lingue. Io, essendo cresciuto bilingue, invece non ho avuto bisogno di apprendere lingue all'università e quindi mi sono formato soprattutto sugli aspetti tecnici. Quelli che mi interessavano di più, io ho avuto una formazione generale, ho una laurea in filosofia e un dottorato in pedagogia e più specificamente poi ho fatto dei corsi che mi servivano per completare la parte tecnica della mia formazione. È un mestiere che richiede intanto per cominciare una grande curiosità e una grande flessibilità. È una professione straordinaria perché ti permette, diciamo, di viaggiare con la mente, con i tuoi contenuti. I tuoi contenuti vengono letti da migliaia, milioni di persone in giro per il mondo, quindi si tratta di un mestiere che permette di avere una grande apertura mentale.